In un settore di mercato quasi monopolizzato da Diablo e Torchlight, proporre una propria visione dell'action RPG con derive hack and slash non è sicuramente facile. King Games, sotto etichetta Deep Silver, ci prova con Sacred 3, ereditando un brand piuttosto noto nell'ambiente e spogliandolo di qualunque identità pregressa. Per quanto Sacred 3 abbandoni completamente la tradizione della saga, le terre interessate dal conflitto sono ancora una volta quelle di Ancaria, ed alcuni luoghi noti agli appassionati faranno capolino nel corso dello svolgimento. Il tono scanzonato della trama si ricollega piacevolmente ai capitoli precedenti, ma non è sufficiente a mantenere alto l'interesse nei confronti di una narrazione piuttosto piatta. Come da tradizione per il genere, si comincia con la scelta di una classe tra le quattro disponibili. Il focus è decisamente sul corpo a corpo, con ben tre archetipi dedicati a questa specialità, e solo uno adatto invece al DPS dalla distanza. Al di là dell'arma imbracciata o degli attacchi unici, le quattro classi sono sostanzialmente simili, con la chiara intenzione da parte degli sviluppatori di semplificare il più possibile la formula di gioco. Anche per questo, i controlli sono ridotti all'osso e si sistemano perfettamente su un qualunque pad, adattandosi molto meno volentieri alla accoppiata mouse-tastiera. All'attacco base si affiancano una schivata, una mossa di disabilitazione utile per togliere di mezzo gli scudi e disattivare eventuali marchingegni offensivi, e due attacchi speciali, differenti per ogni classe. Procedendo nell'avventura sarà possibile sia sbloccarne di nuovi, sia potenziarli. Al di là della semplicità dei controlli, la varietà offerta dagli attacchi speciali è in ogni caso piuttosto limitata, anche a causa dei loro effetti, piuttosto scontati tanto graficamente quanto dal punto di vista del game design. Una volta affrontata qualche ora di gioco, emergono i tratti caratteristici di un level design molto classico e decisamente propenso alla ripetizione. Gli incontri con le diverse tipologie di nemici riescono a impegnare non poco, anche a causa dell'intervento di avversari dotati di abilità magiche particolarmente dannose, il cui casting va fermato entro tempi brevi con la mossa di disabilitazione. Se sotto questo profilo tutto funziona come da tradizione, dopo qualche ora di gioco ci si renderà conto di come il level design tenda invece a ripetere ossessivamente le medesime soluzioni. Non aiuta la strutturazione del mondo a compartimenti stagni, con una serie di livelli autoconclusivi legati solamente dalle sequenze di intermezzo filmate. Il tutto è stato probabilmente studiato per favorire la rigiocabilità, purtroppo frenata dall'assenza del fattore loot. La decisione degli sviluppatori di eliminare completamente quest'ultimo rappresenta una scelta molto compromettente dal punto di vista della longevità complessiva. I personaggi otterranno occasionalmente nuove armi, ma in numero molto limitato e solamente progredendo nella storia. Inutile dire come questo comprometta in maniera quasi totale qualsiasi spinta a rigiocare l'avventura, di per sé in grado di impegnare per un tempo non superiore alle 8-9 ore. Se non altro, l'enfasi nei confronti della cooperativa è giustificata dall'effettiva validità di quest'ultima. Con i nemici rinforzati man mano che nuovi compagni si aggiungono in tempo reale, fino ad un massimo di 4, il divertimento aumenta esponenzialmente rispetto all'incedere in solitaria, sebbene rimanga il problema generato dalle abilità poco originali. A questo bisogna aggiungere qualche problema di stabilità del netcode, con episodi di lag e occasionali disconnessioni. Dal punto di vista grafico, nonostante lo sviluppo orientato al settore console, la versione PC da noi provata ha dimostrato risultati interessanti dal punto di vista del rendering. Texture ed effettistica si presentano decisamente al passo con i tempi. Sacred 3 prova con coraggio a fare molte cose tutte assieme. Da una parte cerca di riavviare una serie che ha sempre faticato a trovare una propria identità, dall'altra propone una formula hack and slash molto classica, privandola però dell'elemento loot. Un progetto ambizioso, forse troppo, per un team ancora giovane. Il risultato è un action RPG che scivola via senza lasciare il segno, non certo malvagio, ma privo di inventiva e scarsamente ottimizzato, oltre che poco rigiocabile. Al prezzo attuale di vendita, seppure leggermente inferiore a quello pieno, le ore di intrattenimento offerto non sono molte e soprattutto rischiano di non portare con sé la sanguinaria e persistente soddisfazione solitamente garantita da titoli di questo genere. Grazie al successo su PC e su console di Dragon Knight Saga e a $900,000 tirati su in crowdfunding, Larian è finalmente riuscita ad autofinanziarsi il progetto che da tanto desiderava. Divinity Original Sin arriva dunque intenzionato a riportare in auge un genere che tentenna dagli anni 90, ed il compito può dirsi sicuramente riuscito.
Del resto, è da quando sono usciti Skyrim e The Witcher 2 che non giocavamo ad un RPG degno di questo nome, profondo e stratificato come il titolo che abbiamo di fronte. L'avventura di Original Sin comincia lasciando al giocatore ben poche informazioni. Sappiamo solo che i due protagonisti sono dei Source Hunter, inquisitori alla caccia di coloro che praticano le arti proibite, mandati dall'ordine ad indagare su un omicidio nella città di Saezil. Da qui la trama si sviluppa in maniera molto libera, lasciando che sia il giocatore a scoprirne i risvolti. Il plot è accattivante e presenta diversi colpi di scena inaspettati, sebbene non decolli mai verso vette memorabili, forse complice l'anonimità eccessiva dei protagonisti. Le situazioni sono però integrate magistralmente con gli eventi giocati e ci siamo spesso stupiti della ricchezza e della qualità vibrante dei dialoghi e dei personaggi che l'arena è riuscita a creare e rendere così bene a schermo. Su tutto svetta una forte vena ironica che ha sempre contraddistinto il lavoro della Software House e che rende Divinity un prodotto molto particolare ed atipico. A livello di gameplay si comincia come sempre con la creazione del personaggio. Le classi proposte inizialmente non sono altro che stereotipi di gioco a cui l'arena ha dato un background, dal classico chierico al mago e ai tank. Tuttavia, potremmo anche assegnare gli attributi e le skill in completa libertà. Il sistema di progressione è uno dei punti di forza del gioco e permette combinazioni molto flessibili, dividendosi in tre grosse parti: attributi, abilità e talenti, alcuni dei quali sono in grado di cambiare letteralmente l'esperienza di gioco. La complessità resta comunque notevole, anche se non spiazzante, e il tutto si interfaccia in maniera molto coerente con il sistema di combattimento. Il piatto forte della progressione è però la struttura non lineare. L'assenza totale di indicatori che ci suggeriscono la via è segno fondamentale per capire che ogni compito che riceveremo avrà diverse soluzioni. La forza di un simile sistema è che si è costretti a ragionare per capire dove andare, in un modello che premia la curiosità e l'intraprendenza del giocatore. Il gioco prosegue spedito su questi ritmi ragionati, aggiungendo alla complessità di interazione strati su strati di scelte da compiere ed enigmi da risolvere. Anche il sistema di crafting è un altro esempio di quanto intelligente ed ingegnosa sia la struttura messa in piedi da Ilarian, che poi viene sublimata dal combat system. Il combattimento, in Divinity, è a turni e converge in uno dei gameplay più stimolanti di sempre. Anche in questo caso le parole d'ordine sono due: intuito e creatività. Il sistema è in realtà quanto di più classico potremmo aspettarci, con alcune differenze fondamentali che lo rendono unico e appagante. La prima è fondamentalmente che non c'è una griglia di movimento e tutto si basa sulle distanze di abilità e spell, tutte supportate da un'ottima varietà. Poi c'è da mettere in conto l'interazione con l'ambiente. Anche in questo caso le combinazioni sono incredibili: pozze di olio che prendono fuoco e magie del fulmine amplificate da una pioggia torrenziale. Tutto darà libero sfogo alla nostra creatività, rendendo l'ambiente di gioco una vera e propria arma a doppio taglio. Da citare anche il fatto che Original Sin può essere giocato interamente in cooperativa con un amico. Il sistema è davvero interessante e mai come in questo caso la cooperazione va al di là del mero giocare insieme, perché i due personaggi principali, controllati uno a testa, sono completamente indipendenti e possono controllare a loro volta un altro personaggio secondario. Anche tecnicamente, Divinity non smette di stupire. Sebbene qualche bug sia presente, non ci aspettavamo un simile successo sotto il profilo tecnico. Ogni mappa esplorabile è caratterizzata in modo certosino, con panorami mozzafiato. Gli effetti di zoom progressivo e depth of field dinamico che inquadrano i personaggi in tempo reale contribuiscono a dare una profondità di campo incredibile per un titolo con telecamera a tre quarti. Anche i modelli sono molto dettagliati, così come gli effetti particellari. Purtroppo disastrosa è l'interfaccia. Nonostante un aspetto funzionale, quando le abilità e gli oggetti si faranno più complessi e numerosi, si incontreranno delle difficoltà immense nella gestione di oggetti e skill. Il comparto audio, invece, è eccezionale. La colonna sonora è incredibile, dinamica a seconda delle situazioni e dei luoghi, e l'accompagnamento è insomma elettrizzante, adrenalinico e accattivante. Divinity Original Sin è un'esperienza che nessuno deve lasciarsi scappare, a costo di chiudere un occhio sui problemi gravi di interfaccia e gestione dell'inventario.
Divinity riesce in un sol colpo a riportare in auge un'impostazione di gioco vecchia quanto i videogame stessi, ma anche a svecchiarla in una formula confezionata con tutti i crismi delle grandi produzioni. Divinity è insomma un'avventura magnifica in un mondo fantastico ricco di possibilità e libertà di scelta, che mette alla prova l'inventiva e la creatività di chi gioca in modo stimolante e intelligente. Non lasciatevelo sfuggire, inebetiti da anni di titoli teleguidati, è finalmente tornata l'ora di giocare di ruolo sul serio.